Allora, cominciamo adesso. Come ogni volta che inizio un discorso, tengo moltissimo a sottolineare che gli argomenti di cui parliamo, non parliamo di religione, ovvero di Dio o di religiosità. Gli argomenti in questione riguardano le associazioni religiose, ovvero possono essere musulmane, può essere la Chiesa cattolica, quindi diciamo che le imputazioni, chiamiamole così, che noi faremo in queste conferenze anche oggi non sono rivolte a nulla che comprenda Dio, ecco, ma bensì agli errori che fanno i suoi rappresentanti nelle varie forme e nelle varie religioni che conosciamo, diciamo. Normalmente, ovviamente in Italia la più diffusa è quella cattolica. Ferdinand è un reverendo, appartiene non alla Chiesa cattolica, ma comunque sia anche lui è un religioso, diciamo. Intanto è un onore averlo qua. Kevin, questa conferenza stampa di oggi, diciamo, l'abbiamo organizzata dal momento che Kevin è 2 giorni che qui a Savona è venuto per motivi collaborativi. Io collaboro da circa 3 anni con Kevin, ho seguito, diciamo, anche in Italia per quanto è possibile, ho seguito un po' le strade che Kevin ha cercato le denunce che Kevin ha portato, diciamo, alla luce in Canada, ovvero quello che accadeva in Canada nelle scuole residenziali cattoliche, dove sono accaduti genocidi, migliaia di nativi canadesi sono stati uccisi, come poi lui vi racconterà. In quel caso l'obiettivo di questo genocidio era quello di rubare da parte dello Stato, con la complicità della Chiesa, di rubare le terre ai nativi canadesi, di impadronirsi delle loro terre. In Italia, a Savona, abbiamo documentato. Fino agli anni 70 è accaduto da parte di religiosi, è accaduta la stessa identica cosa. I motivi in questo caso erano differenti. I motivi in questo caso erano aborti portati avanti da suore, comunque da clerici, ecco. Abbiamo testimonianze di operai del comune di Savona che regolarmente andavano a disotturare i tombini dove c'è il teatro Chiabrera. Oggi, questo abbiamo fatto un documento insieme al professor Nicoli, che è qua presente, e esistono appunto le testimonianze di questi operai, esistono testimonianze di altri operai che hanno lavorato negli anni 50, 60 per Telecom Italia, quando Telecom SIP, quando metteva giù le linee telefoniche in prossimità dei conventi, puntualmente venivano bloccati i lavori. Venivano tirati fuori i resti umani di bambini, i corpi non erano corpi sviluppati. In Italia se ne parla naturalmente molto meno, abbiamo una difficoltà maggiore ad affrontare questo problema, abbiamo anche una difficoltà oggettiva da parte della popolazione, diciamolo pure, perché il reverendo Arnett in Canada, quando è uscito il genocidio dei bambini canadesi, gli stessi cittadini canadesi hanno occupato le chiese, hanno cacciato dalle chiese i preti cattolici, una cosa impensabile in Italia, ecco. Molto probabilmente, avessi in mente un'iniziativa del genere, sarei sicuramente l'unico, o almeno saremmo in due o tre, ad attuare una cosa del genere. First of all, I'm very honored to be here with Francesco. Sono molto onorato di essere qui con Francesco. Sitting and talking to him last night was like listening to my own story. Parlando con lui ieri sera è come riascoltare la mia stessa storia. It's not as if these crimes are not known about. Non è che non si sa di questi crimini. The evidence and the facts have been there for many years. Le testimonianze e i fatti sono lì agli occhi di tutti da anni. The problem is these are not happening from random individuals.
Il problema è che non è un discorso che queste cose succedono con degli individui così a caso. What we're documenting is the result of institutionalized crime for many centuries. Invece stiamo parlando di crimini istituzionali da anni, da quasi secoli. We have a law in Italy called Crimen Sollicitanus. C'è una legge in Italia che si chiama, adesso mi fa vedere. Crimen Sollicitanus. Lui dice che si chiama Crimen Sollicitanus. No, è latino. Crimen Sollicitanis si chiama, non è una legge, è una direttiva del 1962 dello Stato del Vaticano, che è stata divulgata in tutto il mondo, e dopo più avanti con un video vi spiegherò un po' meglio. È tuttora in vigore. Sì, there was the original law was actually brought in 1929. Questa direttiva di origine risale al 1929. The 1962 directive broadened it to include everyone in the church. Ah, la direttiva di 1962 è diventato più grande, copre tutti nella chiesa. Prima meno, adesso di più. And the priest who helped draft those new laws was Joseph Ratzinger. E il prete che ha aiutato a scrivere questa nuova direttiva era Ratzinger. And under that law, every priest in the world is involved in a criminal conspiracy. E sotto quella direttiva ogni prete nel mondo fa parte dei crimini propagati con questa direttiva. And that is, when a child is harmed, they are ordered to cover it up, to conceal it. Perché quando un bambino è abusato, che loro sono sotto direttive di coprire la situazione. And if they don't, they face excommunication. E se non lo fanno, sono soggetto a scomunicazione. Now, there's an American lawyer named Jonathan Levy. C'è un avvocato in America, si chiama Levy, Jonathan Levy. And for several years he's been trying to sue the Pope and has not succeeded. Per anni prova di far causa contro il Papa e fino adesso non è successo niente. Because of that law, Crimen. The law called Crimen. Ah, perché lui vuole fare causa sotto questa cosa del Crimen Sollicitanus. And what Levy has said is that the Catholic Church is not only involved in a criminal conspiracy. Che Levy dice che la Chiesa Cattolica non è solo che non solo fa parte della cospirazione in generale, but it's actually ordering priests in their own country to commit treason by breaking the laws of their own land. Ah, perché so secondo questa direttiva dice che i preti devono andare contro le leggi del loro proprio paese. And so under international law, the Pope, as the head of the Catholic Church, in a just world, could face many years in prison for what they call international obstruction of justice. E secondo la legge internazionale, il Papa, come capo della Chiesa, lui potrebbe essere messo in prigione in un mondo giusto per ostruzione internazionale di giustizia. So, because of all of this, many of the groups that I work with realize that what we need is an international strategy to deal with this. Per cui tanti di questi gruppi con cui lavoro riconoscono il fatto che ci vuole una strategia per combattere questa situazione. And the organization I've worked with for 4 years is called the International Tribunal into Crimes of Church and State. E questa organizzazione con cui lavoro da anni è il Tribunale Internazionale dei Crimini della Chiesa e dello Stato, ITCCS. It was formed in Dublin in May of 2009. È stato fondato a Dublino a maggio 2009. And we now are based in 9 countries. Adesso siamo con sedi in 9 paesi.
working mostly with survivors of Catholic Church crimes and abuse in those countries. Per la maggioranza con i sopravvissuti dei crimini della Chiesa Cattolica. Now, this year we provided information to a government of Europe that then issued a diplomatic note to the Vatican Secretary of State's office. Abbiamo lavorato con il governo europeo che è uscito con una nota diplomatica verso il Vaticano. And what the note said was that that government intended to file charges against Joseph Ratzinger. In quella nota dice il governo europeo che intendono a chiedere sì, togliere le cariche a Ratzinger. No, dire che lui ha commesso dei crimini. Fare delle accuse. Now that note was received in Cardinal Bertone's office on February 4th. Cioè, Cardinale Bertone ha ricevuto questa nota il 4 di febbraio. 6 days later, Ratzinger resigned. E 6 giorni dopo c'è la dimissione di Ratzinger. So we believe there's a direct connection to the Pope facing those criminal charges and his resignation. Così per noi c'è un legame diretto tra questa nota che è stata ricevuta e la dimissione di Ratzinger. So for those who think it's impossible to sue the Vatican or to challenge their power, I have to disagree because they recognize that under international law they are guilty. Per quelli che dicono non si può fare caso contro il Vaticano, non sono d'accordo perché si vede che loro sanno che secondo la legge internazionale c'è la possibilità di essere portati in tribunale per dei crimini. And that's why I'm here, because we are attempting to work with groups in Italy to implement that kind of strategy here in your country. E per quello che io sono qui in Italia nella speranza di far sì che c'è una strategia che si possa mettere insieme con dei gruppi in Italia. And to support brave men and women who are willing to risk their lives for the defense of children today. E per dare supporto ai uomini e donne coraggiosi che sono disposti a aiutare i bambini che sono a rischio. Ok. Vi faccio vedere subito il video di cui vi parlavo. È un video girato nello Stato del Vaticano dal senatore Maurizio Turco del Partito Radicale. È un video che risale al 2009, attualissimo, e vi farà comprendere un po' meglio qual è la direttiva criminale di cui sono responsabili l'ex cardinale Ratzinger, che poi divenne Papa, e il cardinale Tarcisio Bertone, che divenne successivamente il segretario di Stato dello Stato criminale del Vaticano. Le violenze sessuali commesse da membri del clero nei confronti soprattutto di minorenni sono legate a una cultura sessuofobica che ha come diretta conseguenza che dalla sessuofobia si passi alla violenza sessuale. Il cardinale Ratzinger, insieme al cardinale Bertone, che oggi uno papa e l'altro ministro degli esteri della città del Vaticano, decidono attraverso una lettera, De Delictis Gravioribus, di far sapere ai vescovi di tutto il mondo che il documento del 62 è tuttora valido, ma quel documento nessuno lo conosceva, era un documento segreto. E quindi è solo nel 2001 che si viene a conoscenza dell'esistenza di un documento segreto che parlava proprio di come trattare i casi che loro chiamano crimine di sollecitazione, che suona meglio di pedofilia. Se parli in latino, le due frasi acquistano un'autorevolezza incredibile. Era giustificato dal fatto che c'erano sempre maggiori
casi che venivano fuori soprattutto in America, ma non soltanto. Solo che in America c'era una giustizia che funzionava, cioè faceva il proprio dovere, cioè indagava, cioè condannava, cioè chiedeva risarcimenti alle diocesi, perché vi era l'uso, nel momento in cui il vescovo veniva a conoscenza che un prete fosse pedofilo, di trasferirlo in un'altra parrocchia, non di rimuoverlo, di trasferirlo, cioè di commettere altre violenze. Questo è un documento segreto da conservare diligentemente in Puglia. Non deve essere commentato, deve essere solo applicato. Contiene tutta una serie, oltre 20 allegati. Sono le formule con le quali i pedofili possono redimersi. Un po' di preghiere, qualche scusa e si ricomincia da capo. Regolamentata nei minimi dettagli. La giostra della pedofilia è lì. This is Father Oliver O'Grady, a former Catholic priest. Hey Sally, how you doing? Come here, I want to give you a hug. On Sunday mornings, after Fortune had abused me, he'd leave me in his bed. And I remember that he used to come back after saying first mass. I'm going to apply the seal of confession to you so that you must never talk about this and it will be kept secret. A incuriosirmi fu il comportamento del vescovo che aveva trasferito il prete diverse volte. Il Boston Globe aveva avuto accesso a documenti che provavano come il cardinale Law fosse a conoscenza dei numerosi abusi perpetrati da John Gagan, un prete di Boston. Pur sapendo, Law aveva continuato a trasferirlo da una parrocchia all'altra. Non basterà chiedere scusa. Ci sono delle responsabilità soggettive, oggettive, che devono essere prese in considerazione dalla giustizia civile. Ci eravamo arrivati vicino nel 2005 in America, quando Daniel Shee, un avvocato di Houston, chiamò il cardinale Ratzinger in tribunale a rispondere di quella sua lettera del 2001. C'eravamo. Di lì a pochi mesi il cardinale Ratzinger, prima di recarsi in tribunale, viene eletto Papa. Subito dopo chiede alle autorità americane di poter usufruire dell'immunità diplomatica. L'immunità diplomatica che il presidente Bush gli concede prontamente. Io credo che Dio voglia che tutti quanti siano liberi, ecco cosa credo. E questo fa parte della mia politica estera. Sentir dire oggi siamo disposti a collaborare con la giustizia. Non c'è bisogno di parole, basta consegnare il dossier che dal 2001 hanno deciso dovessero essere soggetti al segreto pontificio. D'ora in poi il cardinale Ratzinger e il cardinale Bagnasco dicono che c'è solo una via: segnalarlo all'autorità giudiziaria del paese in cui vengono commesse queste violenze. Prima o poi dovrà venire qualcuno a chiedere conto. Dovremo chiedere conto non solo al cardinale Ratzinger, al cardinale Bertone, dovremmo chiedere conto alla magistratura, che non vede, non sente, non legge i giornali, ormai non legge nemmeno i giornali, perché ormai anche sui giornali italiani è diventato palese che c'è un problema. Beh, questo è uno dei due video, perché adesso entreremo come simbolo poi anche nella questione savonese. Questo è uno dei due video che vi farò vedere. E non voglio spezzare assolutamente una lancia nei confronti della magistratura, ma c'è da dire, c'è da puntualizzare diverse cose. Intanto la massima stima da parte mia per la magistratura savonese, che ha operato in mezzo a difficoltà enormi, le difficoltà enormi nelle quali la magistratura
italiana, perché questo è un problema italiano, è costretta ad operare, beh, sono diverse. Ad esempio, un magistrato in Italia non può aprire un fascicolo su un sacerdote prima di aver comunicato l'apertura di questo fascicolo al vescovo. Questo, beh, capirete bene che anche i magistrati, voglio dire, fanno quello che possono, naturalmente, però comunicare a una persona che è indagata equivale a salvarla, e questo non è, questa non è una decisione della magistratura, ma è un obbligo che viene imposto dai patti lateranensi. Infatti in molte vicende noi abbiamo, insistiamo sull'abrogazione in Italia dei patti lateranensi, perché insomma sono una cosa terrificante. I patti lateranensi permettono ai membri del clero di delinquere tranquillamente sul territorio italiano ed essere sottoposti a una sorta di immunità. Quello che Maurizio Turco raccontava in questo video è accaduto anche a Savona. Tornello Giraudo nel 2009, prima che il vescovo di Savona Vittorio Lupi scrive in Vaticano al cardinal Scicluna lamentandosi che Zanardi ha fatto scoppiare un caso nazionale. Vittorio Lupi, il vescovo di Savona, nel 2009 aveva già firmato il trasferimento del criminale Nello Giraudo in una parrocchia nel Cuneese, in una parrocchia dove Nello Giraudo come volto non era conosciuto, perché ormai dopo 30 anni di stupri sistematici nel Savonese, diciamo che era totalmente bruciato. Diciamo che la mia colpa è stata quella di far uscire il caso Giraudo, quindi diciamo di renderlo identificabile. Non era più possibile, per fortuna, un trasferimento in un'altra diocesi. Karin non è assolutamente una persona sprovveduta, una persona che ha personalmente disseppellito in giro per il Canada, intorno a queste case residenziali, venivano chiamate così, ossa di bambini tagliate, bruciate, migliaia di cadaveri. Beh, nella sua permanenza è stato ospite in casa mia, non ha voluto usufruire di un albergo, e abbiamo parlato parecchio. Lui è rimasto, malgrado sia abbastanza ferrato in materia, è rimasto sbigottito di quello che in realtà poi nel nostro stato, che è l'Italia, accade. Un'Italia dove, ricorderete, nel marzo del 2012 la Conferenza Episcopale Italiana, che è un'istituzione che esiste in ogni Stato, ha divulgato le nuove linee guida, loro le chiamano così. In realtà le linee guida sono state divulgate in tutto il mondo, sono stati obbligati i vescovi, ma questo non grazie al Vaticano, perché gli altri Stati hanno obbligato il Vaticano a imporre ai vescovi di segnalare questi casi alle autorità civili. L'unica nazione al mondo dove le linee guida attuali sono ancora quelle criminali del 1962 è l'Italia. In Italia i vescovi non hanno obbligo di denuncia, in Italia i vescovi non difficilmente riescono a diventare responsabili, perché in realtà c'è da fare un ragionamento che non è neanche troppo sottile. Come vittima di Nello Giraudo, se dovessi scegliere, se dovessi dichiarare con chi sono più arrabbiato, Giraudo è una persona che soffre di una grave devianza. I vescovi invece sono stati i veri criminali. Questi vescovi hanno permesso a persone deviate come Nello Giraudo, Giorgio Barbacini, l'elenco è lunghissimo,
e in questo caso parliamo solo di Savona, di continuare a commettere crimini. Io adesso qua do una notizia che non è ancora uscita sui giornali, non l'ho voluta dare prima in altre sedi, mi tocca personalmente. Beh, io per mia disgrazia abito in un appartamento di proprietà della diocesi di Savona. Nel 2011, quando io comunicai allo Stato del Vaticano che sarei partito per il pellegrinaggio a piedi che dura 25 giorni da Savona a Roma per chiedere al Vaticano verità e giustizia per le vittime di preti pedofili, ho immediatamente ricevuto lo sfratto. A quello è meno. Ormai c'è stata l'udienza, quindi ne posso anche tranquillamente parlare. La diocesi di Savona è debitrice nei miei confronti di 55.000 euro perché esiste un contratto firmato tra me e l'ex economo della diocesi di Savona, Carlo Rebagliati. Io avevo una ditta di impianti elettrici che Domenico Calcagno vide bene di far chiudere tramite, vabbè, questa è un'altra storia. Comunque, avevo una ditta di impianti elettrici, io ristrutturai un appartamento fatiscente della diocesi, lo rifeci completamente, pavimenti, bagni, insomma, quello che c'era da fare per un totale di 55.000 euro. L'ex economo, appunto, Rebagliati stipulò un contratto scritto, naturalmente, con me, che questi 55.000 euro mi sarebbero stati restituiti in affitti. Questo non accadde mai. Nel 2009, quando la Procura della Repubblica di Savona aprì il fascicolo su Nello Geraudo, quindi, come ho raccontato prima, comunicò al Vescovo di Savona che un fascicolo era aperto, il Vescovo Lupi mandò a casa mia l'allora vicario generale Andrea Giusto, comunicandomi che aveva deciso di onorare, diciamo, l'accordo che c'era tra me e l'ex economo. In realtà quella fu una trappola, fu, diciamo, una meritazione, perché la diocesi stette zitta per circa 3 anni senza mandare un sollecito di pagamento dell'affitto. Io naturalmente non me ne preoccupai perché l'accordo era quello. Dopo 3 anni la diocesi mi mandò notifica di sfratto per morosità. Naturalmente il Tribunale di Savona ha, diciamo, archiviato la morosità che naturalmente io nel dicembre del 2012 avrei dovuto lasciare l'appartamento. Ha archiviato la morosità perché in realtà sono creditore nei confronti della diocesi di 55.000 euro. E naturalmente il tribunale non ha potuto fare di più, mi ha permesso di rimanere in questo appartamento fino al 31 di agosto di quest'anno, quindi io il 31 agosto sarò buttato in mezzo a una strada. Sinceramente non ho intenzione, potrei fare opposizione di fronte alle forze dell'ordine, questa non è mai stata la mia linea e non la sarà. Lascerò l'appartamento, vedremo un attimino cosa accadrà. Naturalmente tengo a sottolineare che io sono rimasto senza lavoro, ho dovuto chiudere un'azienda, questa per mano di Domenico Calcagno, in realtà 2 aziende, io avevo una ditta di impianti elettrici e un negozio di computer in via Pia. Domenico Calcagno, che arrivò a Savona nel 2002, io avevo già denunciato nel 2000 al suo predecessore Dante Lanfranconi cosa accadeva nella diocesi di Savona. Lanfranconi cambiò diocesi, arrivò Calcagno, io denunciai a Calcagno. Dopo 2 o 3 anni di insistenti denunce nei confronti di Calcagno, Calcagno pensò bene di dare un appalto alla mia azienda presso la diocesi di Savona. Un appalto che durò 18 mesi. I primi 3 mesi furono onorate le fatture, 10-15 mila euro al mese di fatture. Dopo i primi 3 mesi io non fui più pagato dalla diocesi per ben 15 mesi. Questo, diciamo che io sono sempre stato una persona onesta, un pagatore, e purtroppo questo fu un disagio per me, perché in realtà i fornitori mi diedero fiducia. Certo che conti di decine di migliaia di euro al mese, insomma, per un po' di mesi i fornitori possono darmi fiducia, poi
anche loro, non vedendo onorate queste fatture, sono stati costretti a non fornire più materiale. Io di conseguenza mi ritrovai nella situazione che non solo non potevo più lavorare, perché in realtà senza materiale non puoi più lavorare, rimasi completamente bloccato. La scusa ufficiale della diocesi di Savona era che la diocesi era senza soldi. Allora intervenne Gian Piero Boff, che bene o male tutti conoscerete, e lui, vabbè, lo dice in un modo simpatico, io voglio dirlo come lui. Lui diede per 23 volte 25.000 euro a Domenico Calcagno, perché non voleva darmeli direttamente, per cercare di non farmi chiudere l'azienda. Io quei soldi non li vidi mai, e neanche Boff li vide più indietro. Questo, diciamo, è quello che nella realtà è accaduto a Savona, diciamo cose... Scusa. Ok, schiaccia. Gira? Ok. Diciamo, sono cose non note, perché diciamo erano un po' una spuria in tutta questa situazione. È un caso personale che racconto solo in questa sede. In realtà la mia situazione voglio che venga vista come non la mia situazione, perché è una situazione, è una situazione purtroppo che subiscono non solo nel Savonese, ma in tutta Italia centinaia di persone, con la differenza che molte di loro non hanno la forza magari di opporsi così, anche perché se andiamo a vedere gli strumenti utilizzati dalla Chiesa Savonese, hanno un filologico, punirne uno per educarne 100, e questo è un filologico che tristemente ha un effetto. Spesso i giornali hanno parlato di questa battaglia come la battaglia di Zanardi. In realtà non è la battaglia di Zanardi, è la battaglia di decine di vittime, di cui alcune avete poi visto nella puntata delle Iene, vittime che non sono mai riuscite allo scoperto, che io non voglio che escano allo scoperto, perché io sono un portavoce di una rete nazionale e voglio continuare a uscire solo io, ma non perché voglio apparire. Queste persone hanno bisogno di essere tutelate. Noi abbiamo una rete di avvocati in tutta Italia che tuteliamo, perché gli stessi avvocati subiscono dalla Chiesa ritorsioni. Dopo aver imbastito questa situazione, adesso vi ripropongo la seconda puntata delle Iene. Ve la ripropongo perché parla sì anche del caso Savonese, ma tristemente vedrete non dalla mia bocca, ma dalla bocca dei cardinali che hanno eletto il nuovo Papa quest'anno al conclave, qual è la reale linea della Chiesa Cattolica Italiana. Mondiale, pardon. Penso al vostro servizio di domenica sugli abusi della Chiesa in provincia di Savona. Il ragazzino di Rivalleggio di cui parlavate sono io. La settimana scorsa vi abbiamo parlato di Nello Giraudo, un prete pedofilo di Savona, a cui la Chiesa ha permesso per 25 anni di stare a contatto con bambini e adolescenti. Ce l'avevano raccontato tre ragazzi che hanno avuto la sfortuna di incontrarlo. Francesco, abusato da Don Nello nel 1981 all'età di 11 anni. Mirko, abusato nel 1994 all'età di 12 anni. E Luca, abusato nel 2000 all'età di 15 anni. Mise la mia mano sul suo pene, iniziò a toccare il mio, mi masturbò e dopodiché abusò di me. Lui ha provato di nuovo a masturbarmi, ha preso la mia mano e l'ha portata all'interno del suo sacco a pelo. L'ha spogliato e ha cercato un rapporto sessuale. Aveva abusato, io credo, con almeno una trentina di persone. Questi ragazzi, nell'arco di 25 anni, sono stati abusati da Don Nello perché i vescovi, pur informati delle sue tendenze pedofili, si sono semplicemente limitati a spostarlo da una parrocchia ad un'altra, spesso a distanza di pochi chilometri. E la prova che la Chiesa fosse a conoscenza del problema è scritta nero su bianco sui documenti interni della diocesi di Savona, che ci hanno permesso di ricostruire l'intera vicenda. Tutto è iniziato nel 1980, quando Don Nello, una volta preso i voti, è stato mandato a Valleggia, come dimostra
mostra la sua scheda personale. Mentre Don Nello era vice parroco a Valleggia, si è verificato il primo serio inconveniente. Insegnante di religione nelle statali, è stato accusato da una mamma di atteggiamenti morbosi nei riguardi del suo bambino, tenuto sulle ginocchia e palpato in modo difficilmente precisabile. Quel bambino si chiama Massimiliano e oggi ha 43 anni. Però io quel bambino, non me lo ricordo bene, avevo 12 anni, e la mamma di cui si parla era mia mamma. Tu Don Nello come l'hai conosciuto? C'era l'insegnante di religione a scuola media statale. Che tipo era? Simpatico, brillante, con i ragazzini. Il problema nasceva quando faceva delle diapositive di natura, di animali, perché appunto spegneva la luce e si metteva a suo fianco e due o tre ragazzini gli piaceva di più e li parteggiava. Me lo ricordo bene in quei momenti lì, perché capivo che era una cosa che andava davvero e mi dava fastidio. E ricordo che in quei momenti lì sono i suoi pantaloni di velluto, perché quando prendeva la mia mano e se la poneva sul suo pene, sentivo i pantaloni di velluto. Ogni qualvolta tocco dei pantaloni di velluto, a me istintivamente mi sarebbe venuto a mettere il gonnello. Questa storia come è uscita fuori? Un giorno sento mia mamma parlare con una sua amica, io ero lì, stavo giocando, e una delle due mi dice, ma lo sai che c'è una voce che a me lo piace ai ragazzi? Che va bene, no? Continuando a giocare, sentivo anche il disco fuori, cavolo, per quello che ci siede da me, a Nino, sulle gambe, ci tocca, fra le diapositive. E a quel punto cosa è successo? Una tragedia, mia mamma ha crollato tutto il mondo. Ha chiamato subito mio papà, piante, un casino, è successo, mio papà imbufalito, mio nonno imbufalito, siamo andati in canonica. Mio papà non voleva salire, voleva che scendesse da me. Credo che probabilmente in quel momento lì avesse proprio voglia di mettere le mani addosso. E posso capirlo, sono papà anche io oggi. I miei genitori volevano andare alla magistratura a denunciare Lomello, ma poi si sono lasciati convincere dal vescovo a non andare, che se ne sarebbe occupato lui. I tre vescovi di Savona, che per 25 anni sapevano delle tendenze pedofile del prete e non hanno fatto nulla, sono Monsignor Sanguinetti, Monsignor Lanfranconi e Monsignor Calcagno, che oggi ha fatto carriera ed è addirittura cardinale in Vaticano. E noi eravamo andati a chiedere spiegazioni a questi signori, partendo proprio da Calcagno, che però ha fatto in modo che la Digos ci fermasse e ci impedisse di avvicinarlo. Poi eravamo andati da Monsignor Lanfranconi, oggi vescovo di Cremona, che ci aveva risposto così. Mi scusi, può rispondere almeno a questa domanda, per favore? Ci sono dei documenti, ci sono... Ma smette o no? Ci può dare almeno una risposta? Ci sono dei ragazzi che sono stati violentati da questo prete a cui voi avete consentito di fare il prete e di aprire una comunità per minori. Può dare una risposta almeno a loro? Per favore, per favore. E infine eravamo andati anche da Monsignor Sanguinetti. Lei ha mai chiesto di incontrare le vittime di questo prete pedofilo? Vada in chiesa con lei adesso. A fare cosa? La pregate, vada. Per chi? Per i ragazzi che li difende. Questi ragazzi! Ma stai scherzando? Vieni a pregare per quei ragazzi che tu difendi. La cosa mi fa incazzare è che il vescovo aveva preso impegno di allontanarlo dai bambini e questo non l'ha fatto. Ed è la cosa più importante. Mettitelo in casa, ma chiudilo in cantina se vuoi risolvere il problema. Perché non l'avete allontanato dai ragazzi? Perché non l'avete messo in cucina, in biblioteca? Potevate fare con lui tutto quello che volevate e invece non l'avete fatto. Perché? Eppure Domenico Calcagno, uno dei cardinali che parteciperà al prossimo conclave, aveva informato anche Joseph Ratzinger, il papa che si è appena dimesso, che allora era prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, cioè l'organismo del Vaticano che ha il compito di vigilare sulla purezza della dottrina della Chiesa Cattolica. Eminenza Reverendissima, presento con animo colmo di sofferenza il caso riguardante Don Nello Giraldo. Chiedo consiglio circa l'atteggiamento da tenere, intendendo il sacerdote continuare con un impegno pastorale. Intendo evitare che abbia responsabilità che lo mettono a contatto di bambini o adolescenti. E in un documento allegato, Ratzinger viene assicurato che nulla è trapelato sui giornali e non ci sono denunce in corso. Nonostante questo documento, la Chiesa non è intervenuta e gli abusi di Don Nello sono continuati. Dopo la messa in onda di questo servizio, la notizia ha fatto il giro di tutto il mondo. Ne hanno parlato quotidiani come il New York Times e il Washington Post, ma anche giornali tedeschi, neozelandesi, ungheresi, brasiliani, spagnoli, inglesi, peruviani, insomma, dappertutto. E la cosa che ha colpito di più è che il cardinale Domenico Calcagno, cioè uno di quelli che ha coperto gli abusi di Don Nello, oggi partecipi all'elezione del nuovo Papa. Questa notizia ha dato vita a una petizione online per chiedere che Calcagno venga escluso dal conclave e nel giro di pochi giorni ha raccolto migliaia di firme. A portare queste firme in Vaticano è Francesco Zanardi, la prima vittima che abbiamo intervistato, che da anni si batte per avere delle risposte. Qua ci sono 12.500 passafirme che noi consegneremo in Vaticano perché non vogliamo che Calcagno partecipi al conclave. Ma appena Francesco entra in
territorio vaticano con le firme in mano, viene bloccato dalla polizia che gli controlla i documenti e non gli lascia consegnare nulla. Ad oggi nessun esponente della Chiesa ha accettato di ricevere Francesco. In questi giorni, a chiedere di essere ricevuti in Vaticano, ci sono anche gli attivisti della SNAP, un'organizzazione americana di vittime di preti pedofili, che conta 12.000 membri in più di 100 paesi. In America alone, even church officials acknowledge that there are at least 100,000 victims. And when law enforcement investigates a diocese, they've typically found 8 or 9% of the priests who've molested. E ci racconta la sua storia, simile a quella di moltissime altre vittime. I was abused from roughly age 12 to 16 by my parish priest. He befriended my whole family and started to take me on trips out of town. He would always molest me at night when the two of us were alone. Often when I was asleep, I would wake up and find his hands inside my pants, or worse, he would be on top of me. And I was completely terrified and confused and paralyzed. I never said or did a thing. By the next morning when I woke up, all memory of the incident was gone. The same priest molested three of my brothers. One of my brothers went on to become a priest and went on to molest children himself. Have you ever asked to be received at the Vatican? We tried very hard to meet with all kinds of Catholic officials, and we were either ignored or rebuffed, or the meetings were very unproductive. La Chiesa negli ultimi anni ha dichiarato di voler affrontare il problema della pedofilia al suo interno, ma a sentire i racconti delle vittime in Italia e nel mondo non ha ancora dato delle risposte concrete. E adesso che è venuto fuori che uno dei cardinali che leggeranno il prossimo Papa ha coperto gli abusi di un prete pedofilo, la Chiesa una risposta la vorrà dare? Lo chiediamo direttamente ai cardinali arrivati in questi giorni a Roma per partecipare al conclave. Are you part of the conclave? Yes. One of the cardinals who will participate in the conclave and will elect the new pope has been accused of covering a pedophile priest for many years. What is your position on that? Should he be allowed at the conclave at all? I'm the right to participate at the meeting. What is your opinion? I will not give you any reason. You should ask the other one. E allora, eccone un altro. I think everybody should follow the teaching of the church. Yes. What is the teaching of the church? That pedophiles must be covered? No, I don't know. You know what the answer is. Do you think he should be allowed in the conclave? Yeah. Why you ask me? Because you are a cardinal. Yeah, ask other persons, yeah. We just want to know your position. You know it already. You haven't said a word, you haven't answered. I don't care about anything. Uno dei cardinali che faranno parte del conclave e che eleggeranno il nuovo Papa è stato appena accusato di aver coperto un prete pedofilo per alcuni anni. La vostra posizione qual è? No. Niente. No, che non voglio fare dichiarazione. Perché? Perché no? È nell'interesse della Chiesa invece rispondere a domande del genere. Si parla di bambini abusati. La vostra posizione qual è? Guarda, non ti voglio rispondere. Citamelo, perché non ci vuoi rispondere? Perché non me dà la gana. Non me dà la gana, nel senso che... Che tipo? Stiamo parlando di niños abusados, por hombres de la iglesia. Ma perché fate così, scusate? Perché avete il dovere di rispondere, scusate. Dovere di rispondere? A chi? Avete il dovere di rispondere. Grazie. Avete il dovere di rispondere a questo. Bella, grazie. Andiamo. Non è legittimo fare delle domande? A volte è legittimo non parlare, lo fanno anche i genitori. Ma pur non ottenendo risposte, continuiamo a fare la stessa domanda. In grado di risponderci, cardinale? Eminenza. No, un attimo, siamo in territorio italiano, per favore. La giacca, per favore. Cardinale. Qual è la posizione della Chiesa, cardinale? Abbiamo provato ad avvicinare moltissimi cardinali, ma nessuno di loro ha voluto rispondere e la polizia ci ha sempre bloccati. Senta, il cardinale Calcagno è stato accusato di aver coperto i crimini di un prete pedofilo. Qual è la posizione della Chiesa? Visto che parteciperà al conclave, mi lasci stare. Non do risposte. Perché no? La Chiesa non le deve dare le risposte. Perché noi dobbiamo avere un certo riservo.
Ma si parla di bambini abusati, scusi. Scusatemi tanto, ma dove avete imparato a spingere le persone in quel modo lì? Almeno un po' di educazione. Si parla di bambini abusati. Io passo per la strada e voi mi spingete in questo modo. Non è onesto. Si parla di bambini... Io ho il dovere di non rispondere, grazie. Ma perché no? Perché no? Scusi. Niente, nessuno ci ha voluto rispondere, ma una cosa ci ha molto toccato. Il consiglio che David, una delle persone che abbiamo incontrato, ci ha chiesto di poter dare a tutti i bambini che sono stati vittime di preti pedofili. Please, please tell someone. Tell someone you love and trust. Preferably not a church official, but a relative, a friend. You don't have to carry this burden alone. And you can heal. You can get better. But not if you keep silent. It will continue to eat away at you in more ways than you can imagine. So the first step is finding the courage and strength to tell what happened to you. It was not your fault. You are not alone. And you can get better. The pain won't last forever. And you can recover. Beh, questa purtroppo è la realtà di ciò che accade. Non credo che sia esagerato dire che la Chiesa Cattolica è un enorme problema sociale per la società, soprattutto per i bambini. Credo sia il minimo. Queste sono state le risposte, al di là del fatto che quei cardinali sono stati coloro che hanno eletto il Papa, di cui il risultato preferisco... vedremo, ecco, per il momento Giorgio Bergoglio fa moltissime promesse. Io dico solo che dopo le promesse, certo, andranno anche mantenute. Quindi vedremo, diamo un attimo il tempo anche al Papa di mantenerle. Certo, se non ha intenzione di mantenerle, se quella che sta attuando è una mera mossa mediatica, è molto triste. Questo andrebbe indubbiamente a peggiorare la situazione. I want to say in addition to that, I want to say in addition to that that the present Pope Jorge Bergoglio. Voglio dire che il Papa attuale Jorge Bergoglio Francesco. Is already under investigation by courts in other countries for his complicity in crimes in Argentina. È già sotto inchiesta in altro paese per sua complicità in crimini in Argentina. According to two former priests in Argentina, he was aware of the fact that members of his fellow clergy were being tortured and killed in Argentine prisons, and he did nothing about it. Per esempio, ci sono due preti in Argentina che dicono che lui sapeva che altri membri del clero lì sono stati torturati in prigione e lui non ha detto niente. There's also an unconfirmed report about his involvement with Roberto Calvi, the Vatican banker who was found dead, in obtaining Exocet missiles for the Argentine dictatorship in the Falklands War. C'è anche un altro report non confermato che ha avuto a che fare con Roberto Calvi. Sì, Roberto Calvi, che è l'ex presidente del Banco Ambrosiano di Veneto, ecco. Quello che è stato trovato molto ammazzato, sì. Impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Che dicono che può darsi che c'è stato qualche cosa che riguarda i missili per la guerra del Falkland. So for all of these reasons, we're aware that the problem is not with individuals, but with a whole institution. È per questo che sappiamo che il problema non è tanto di individui, ma di tutte le istituzioni della Chiesa. And one of the things that we are asking President Napolitano is to abide by international law by doing two things. E noi chiediamo al Presidente Napolitano di fare due cose. First of all, is to abide by the Rome Statute of the International Criminal Court. E uno di rispettare lo statuto di Roma della Corte Criminale Internazionale. Which says that governments cannot collude with organizations that are involved in crimes against humanity, including child rape.
che i governi non possono collaborare con organizzazioni che ne sono coinvolte con i crimini tipo abusi dei bambini. And clearly under the terms of the Lateran Treaty, the government of Italy is obliged to commit a crime against humanity by helping the Vatican. E secondo il Trattato Lateranense, sì, il governo d'Italia è costretto a collaborare con quelli che fanno crimini. So, we are sending a letter to President Napolitano asking that the government of Italy look into annulling their obligation under the Lateran Treaty. Così mandiamo la lettera a Napolitano chiedendo che il governo sia annullato di seguire questo trattato. And that includes, of course, not offering tax exemptions and other financial subsidies to the Church of Rome. E questo include anche che non che la Chiesa in Italia non ha la possibilità di agevolazione fiscale, per esempio. Okay. Now, as utopian as that might seem to some people, anche se questa è un'idea un po' di utopia. The fact is that the international law and the witnesses, the truth of the witnesses themselves, are on our side. Ma noi abbiamo sia la legge internazionale che la verità dei vittimi che ci parla per noi. And what we're trying to do is mobilize so much of the goodwill and desire for justice out there in the population. Noi stiamo provando di mobilizzare la bontà del pubblico per aiutarci contro, in questo caso, la Chiesa. We've already had success doing that in Canada. Abbiamo già avuto successo con questo in Canada. Where for many years, like Francesco, I was operating alone. Come per tanti anni, come qui Francesco in Italia, io operavo da solo. And then we reached a certain critical mass where the government realized they had to respond. E poi abbiamo raggiunto una massa critica che il governo doveva risponderci. And there is now the government's admitting that many thousands of children died in these Indian boarding schools because of the work that commenced. E adesso il governo ammette che tanti bambini sono morti in queste scuole residenziali della provincia. So I like a quote from Gandhi when he said the only thing that outlasts time is truth. Come dice Gandhi, l'unica cosa che dura più del tempo è la verità. And we stand on the truth, and we can't lose. Se noi ci poggiamo proprio sulla verità, non possiamo perdere. But in the meantime, we have to support those who are out front, who are taking the full blast of the battle. Però nel frattempo dobbiamo dare il nostro supporto a quelli che sono lì davanti, che prendono tutto l'abuso dagli altri. And that's why in September there's a group in Rome that doesn't want to be public yet. But they have asked me to come on September 20th, which is the anniversary of Garibaldi's liberation of Rome. And they've asked me to come and work with groups in Italy to start advancing this work more. Anche se c'è un gruppo che non vuole andare ancora pubblico, mi hanno chiesto per il 20 settembre, che è l'anniversario della liberazione di Roma da Garibaldi, di aiutare loro per prendere, mettere al pubblico questa situazione. And so at that time I look forward to working even more actively with Francesco and others. In quel punto nel futuro non vedo l'ora di lavorare più attivamente con Francesco e gli altri. And I invite all of you to stand by him as you're already doing, and to know that there are many others that are with us that even can be seen. Those who have passed on, or their spirit is with us. Okay. E invito tutti voi di dare il vostro supporto, come avete già fatto con tipi come Francesco, sapendo che c'è anche lo spirito, che chi c'è non più con noi, che ci aiuta. Io dico ancora due cose e poi vi lascio da questa riunione un po' noiosa, ecco, sono un attimino provato perché sono abituato, ma fa sempre un certo effetto, ecco. No, una cosa che credo sia importante e che può dare un prosieguo a quello che è accaduto qui, bisogna tenere presente che sempre
e non è solo nei casi savonesi, cito quelli perché li abbiamo portati di mano, ma dietro questi casi, dietro ad esempio le due comunità per minori in difficoltà, fatte aprire dalla diocesi di Savona ai pedocriminali Giraldonello e Baldassini Giorgio, non c'è solo la responsabilità della diocesi di Savona, quella forse la più grande, ma c'è la responsabilità di decine di assistenti sociali, cioè di funzionari pubblici, che non mandavano più i bambini, e questo emerge agli atti, non mandavano più i bambini in queste comunità perché erano al corrente che i due responsabili delle comunità fossero due pedofili. E ma manca un pezzo, manca un passaggio enorme. Perché questa gente non ha mai denunciato alle autorità? E non mandare più bambini non vuol dire risolvere un problema? Assolutamente no. Quello che è accaduto, anche, lo ripeto, la Procura della Repubblica di Savona ha fatto un enorme lavoro e a tutta la mia stima, per quanto minimo sia, ma non è colpa della Procura, è colpa delle leggi. Beh, di fatto Nello Giraldo e Giorgio Baldassini non hanno fatto un giorno di carcere, sono a piede libero. La pedofilia non è una malattia, è una devianza, non si guarisce dalla pedofilia. Un pedofilo resta pedofilo. Il fatto che una persona diventi più vecchia peggiora la situazione, perché intervengono a livello fisico, impotenza, insomma, tante situazioni che aumentano questa devianza. Ecco, quindi è importante che le istituzioni facciano il loro lavoro, i servizi sociali facciano il loro lavoro, che anche i cittadini però facciano il loro lavoro, perché non basta la denuncia di oggi. Se dietro a questa denuncia di oggi, a quella di ieri e a tutte le altre, anche i cittadini nel loro piccolo non si muovono, siamo stati qua a perdere un'ora quasi inutilmente. Ok. Un po' basso. I wanted to present to Francesco on behalf of the wait till he's back. Che volevo presentare a Francesco per conto di On behalf of the International Tribunal on the Crimes of Church and State. Per conto del Tribunale Internazionale dei Crimini della Chiesa e dello Stato. I wanted to present a letter which formally endorses his work. Volevo presentare una lettera che dà supporto ufficiale al lavoro che fa. And which pledges our support. Che dia il nostro supporto ufficiale. Thank you very much, Kevin. Grazie, è un onore, sinceramente. Volevo dire ancora una cosa in ultimo che mi sfugge, un attimino, sono un attimo un po' tanto emozionato. Ah no, ecco, un'altra cosa, noi abbiamo attuato, ne ha parlato solo secolo XIX e Repubblica, abbiamo attuato una campagna di denuncia per riuscire a far ottenere le vittime dei risarcimenti dalla Chiesa. La legge italiana non lo permette, in quanto purtroppo la legge italiana dopo 10 anni prescrive il crimine di pedofilia. Non è un fatto economico, ci sono due differenze enormi che vanno per forza valutate. Cosa accade? Il vicino di casa che abusa di un bambino, nella maggior parte dei casi, intanto si riesce a fermare e finisce in galera, perché ha una routine che è diversa da quella del sacerdote. Questa porta anche però a dei vantaggi per la vittima, se così possiamo chiamarli. Ecco, io sono stato a contatto di moltissimi casi dove cosa accade? Un bambino, una bambina di 12 anni che subisce un abuso. Io ho letto poi gli interrogatori, questi bambini hanno preso questo abuso, e non toglie il trauma, però come un gioco.
Intervenire in quel momento dal lato psicologico, con supporto psicologico, è importantissimo riuscire a intervenire a 12 anni perché nella testa del bambino, al di là che è ugualmente uno stupro, è più facile portare questo bambino al recupero. Io mi sono reso conto di quello che mi era successo a 26 anni, io fino a 26 anni non ho vergogna a dirlo, non ho avuto rapporti sessuali, ero sessuofobico. Nel momento in cui me ne sono reso conto ero già maturo, se così si può dire. È stato molto più difficile. Io lavoro con le vittime, sono a contatto quotidianamente con le vittime. C'è gente di 50 anni che ormai non recupererà più, mai più. Ci sono savonesi che nel tentativo di trovare una soluzione si sono mangiati case intere e sono dei colabrodi tuttora. Purtroppo è molto importante che le denunce scattino subito. Fare una denuncia alla magistratura, fare un esposto per un semplice sospetto non comporta a chi fa l'esposto una denuncia. Ovvero, se io faccio una denuncia posso avere una controquerela, ma se io faccio un esposto, ovvero mi reco in un commissariato di polizia e dico di avere un sospetto, questo fa aprire un'indagine che tutt'al più viene archiviata. Quindi non è molto quello che si chiede, questa è una cosa importante a livello di prevenzione. La campagna che abbiamo messo in atto in Italia per aggirare, come dicevo prima, l'ostacolo della prescrizione dei 10 anni, lavora sul codice canonico. Per il codice canonico, nei crimini di pedofilia non esiste prescrizione. Lo stesso codice canonico prevede risarcimenti, che quei risarcimenti la vittima non si compra una casa sicura. Questa è una cosa importante. Noi stiamo, la rete L'Abuso è una rete nazionale, non riceve fondi, sta lavorando col volontariato, totalmente col volontariato. Abbiamo una decina di avvocati esperti in diritto canonico in Italia che collaborano con noi gratuitamente, l'accesso si può avere gratuitamente tramite rete L'Abuso, perché il problema di questi avvocati, l'abilitazione canonica viene data dal Vaticano. Se noi facciamo il nome dell'avvocato, questa abilitazione viene immediatamente revocata. Cioè, c'è una serie di problematiche enormi, alle quali stiamo purtroppo cercando di fare fronte. Ecco, l'Italia, a differenza del resto del mondo, su questo tema è molto indietro. Kevin, 20 anni fa, era solo e a livello in cui mi trovo io oggi, nel 2013 in Italia. Diciamo che le altre nazioni si sono molto evolute in questa materia. Negli Stati Uniti non hanno avuto bisogno di trovare ripieghi come quello che ho studiato insieme agli avvocati qua in Italia, cioè di usare il codice canonico, perché negli Stati Uniti la legge stessa non prescrive dopo 10 anni, la legge stessa punisce, indaga, chiede risarcimenti. Purtroppo in Italia abbiamo delle leggi diverse, piuttosto incivili, lo sottolineo io, e al di là di quello non possiamo aspettare che queste leggi cambino. L'unica soluzione per evitare di piangersi addosso è quella di cercare un escamotage. Ho finito, grazie. Se qualcuno vuol fare delle domande sia a me che a Kevin, per carità. Il problema è che Napolitano e le intercettazioni ti ha fatto saltare Stato Mafia, noi qui abbiamo a che fare troppo, cioè ce ne sono proprio là, capito? Qui entriamo in un tema
inutile la politica, vabbè, i patti lateranensi sono stati fatti da Benito Mussolini, come è noto a tutti. A fare la revisione dei patti lateranensi sono stati altri due poco raccomandabili. Uno è Craxi nell'85 e nell'86 Andreotti, Giulio Andreotti. I patti lateranensi, questo rinnovo, in pratica, per quello che dico, non possiamo aspettare le leggi italiane, cioè adesso lo spiego meglio. Il rinnovo di patti lateranensi in pratica è stata la maxi tangente dei politici italiani data allo Stato del Vaticano per poter usufruire di quella banca che noi conosciamo come istituto per le opere di religione, il Toyor. Ecco, questa è una banca, è la più, diciamo, criminale al mondo, perché non viene utilizzata solo dai politici italiani, ma viene utilizzata da politici, mafia, insomma non si sa bene cosa c'è dietro lo IOR, purtroppo. Si sa che lo IOR esiste, lo IOR è una banca che anche Banca d'Italia reputa pericolosa. Le banche italiane, che ad esempio la Cassa di Risparmio di Genova, se non sbaglio, 2 o 3 anni fa ha fatto un maxi acquisto di, lo IOR ha fatto un maxi acquisto di bond presso la Cassa di Risparmio di Genova, e la Banca d'Italia ha immediatamente segnalato la Cassa di Risparmio come banca non sicura. Epoca Calcagno, quando era qua Calcagno nel 2005-2006, ecco, non voglio fare accuse, non voglio fare allusioni, Calcagno oggi è a New York. È che diciamo che è una cosa molto difficile qui in Italia, perché Napolitano, ai quali noi dovremmo presentare una cosa per i patti lateranensi, è proprio il primo indagato, cioè, perché comunque ha fatto saltare, come dicevo, l'intercettazione Stato mafia, dove c'è lui di mezzo, quando dovrebbe essere trasparente e dire: io sono, guardate pure, indagate. Non c'è la politica della trasparenza in Italia? Per primo che quello che comunque non c'è una politica della trasparenza in Italia, però anche gli italiani non la chiedono, una politica della trasparenza, perché ci troviamo gli stessi politici rieletti da 65 anni di Repubblica, vengono puntualmente rieletti a meno che non muoiono. Ci lamentiamo come italiani, no, non è che non se ne vogliono andare, gli italiani esprimono un voto per ora ancora democratico, ecco. Noi abbiamo il clero, che sono... Abbiamo il clero, c'è anche la nostra parte, ragazzi. Quindi già la metà sono tutti. C'è anche la nostra parte, è importante in questo caso, quando si vedono dei partiti politici che ripresentano puntualmente gli stessi politici e a noi non vanno, è sbagliatissimo non andare al voto. Si va al voto, non si raccoglie la scheda e si chiede di dichiarare al Presidente del Seggio che nessun partito politico ci rappresenta. Con questo distruggi il premio di maggioranza, con questo mandi a bagno quella mafia che c'è nella politica, quella mafia che fino ad oggi di fatto mantiene quello che purtroppo esiste da 65 anni di Repubblica. L'Italia ha una delle costituzioni più moderne ancora oggi e più belle al mondo, però l'Italia non ha ancora applicato l'articolo 1 della nostra Costituzione. Questo qualcosa vuol dire. Non riusciremo mai a avere chiarezza di queste determinate problematiche, avere la sicurezza che se un bambino va in un centro riesce a arrivare a casa sano, diciamo. Questa l'ha chiesta, la chiarezza l'ha chiesta, non possiamo permettere, come è accaduto dopo il servizio delle Iene che avete visto prima, durante la festa patronale di Savona, il Vescovo Lupi ha sgridato, insultato le vittime savonesi dicendo che noi gettiamo fango sulla Chiesa.
Nessuno però ha ragionato, giornali compresi che l'hanno scritto, che il fango che viene gettato sulla Chiesa è lo stesso Vescovo Lupi a gettare fango sulla Chiesa. Il Vescovo Lupi sta perseguitando il portavoce di un'associazione, di una rete nazionale. Noi abbiamo cercato dialogo, mi avete mai visto entrare in una chiesa a sparare da fuoco qualcuno? Stiamo cercando di dare una risposta civile all'inciviltà della Chiesa, e non sono io a dichiararlo, l'ultimo secondo video che avete visto, beh, credo che non abbia bisogno di commenti. Un'altra domanda, il Vescovo Lupi quando si presenta ai giudici, dopo la quinta volta che è stato chiamato? Spontaneamente penso di no. Spontaneamente penso di no. Guarda che dura, purtroppo nell'ultima indagine che abbiamo avviato, e adesso sono stato querelato da un prete pedofilo, quindi non posso fare il nome, l'attuale vicario della diocesi di Savona sta chiamando, questo l'abbiamo appreso nei giorni scorsi, sta chiamando con un fascicolo aperto su un prete pedofilo, chiama le vittime chiedendo di ritrattare. Provate a farlo, sì, voi. Lo so, non è stato detto. Provateci. Sì, ma è stato chiesto a me. No, no, lui sa chi sono le vittime, lo sanno benissimo, stanno contattando le vittime chiedendo di ritrattare, cosa che comunque le vittime mi auguro non vogliono fare, e lo facessero si beccano immediatamente 4 anni di carcere per aver mentito davanti al magistrato, perché queste vittime hanno già deposto davanti al magistrato. E certo, you know, under we have the same problem everywhere, that the courts and the police cooperate with the church when they abuse children. Abbiamo lo stesso problema dappertutto, che il tribunale e la polizia collaborano anche con la Chiesa. And in Canada this is especially being true with the Aboriginal people, because the crimes that happened were done by the government themselves and the churches. E questo è per un modo vero in Canada, dove i crimini contro i popoli aborigeni, questi crimini è stato fatto dal governo, per cui mette male andare a parlare col governo che ha fatto loro stessi. So over 50,000 children died in these schools, and not one person has ever been brought to trial for the death of one of those children. Perché più di 50,000 bambini di questi popoli aborigeni sono morti, e non c'è stata neanche una persona che è andata davanti al tribunale per questo. And so under common law in England, you have a right that is called it's the right to form your own courts and perform citizens' arrests if the courts are not doing that. Secondo la legge comune in Inghilterra, uno ha il diritto di creare i propri tribunali e fare gli arresti, diciamo, personali. And it's called, they have the same principle in international law. It's called right of claim, C-L-A-I-M. C'è la stessa cosa nelle leggi internazionali, che si chiama diritto di richiamo, il diritto di... What happens with this right of claim? Citizens can form their own tribunal. It's called a tribunal of conscience. Che i cittadini possano creare loro stessi un tribunale, si chiama tribunale di coscienza. And if you think the police are cooperating in the crime, you can set up these tribunals as we have done in Canada and around the world. Perché se tu pensi che la polizia stessa è coinvolta in queste cose, tu puoi creare da solo un tribunale che non fa parte del sistema. And that's definitely a way that I think people need to go in Italy, and we will help with that. È una cosa che dovete fare qui in Italia. Grazie. È anche importante in Canada, comunque Kevin e il suo gruppo in Canada hanno, non c'era solo Kevin in Canada hanno occupato intere chiese cattoliche quando è successa questa cosa, quindi c'è stata una coscienza popolare notevole, e notevole differenza tra l'Italia e il Canada. Ma non guardiamo il Canada, restiamo in Europa. Gli stessi irlandesi, che sono molto più cattolici degli italiani, la cattolicissima Irlanda ha tolto le ambasciate dallo Stato del Vaticano. Io sono convinto che se gli italiani iniziassero, io sono il primo a
urlare in non violenza, quindi in modo non violento, come hanno fatto loro in Canada, come hanno fatto gli irlandesi, a sollevare il problema, beh, molto probabilmente sia lo Stato che la politica, che ci va d'accetto con i nostri voti, beh, sicuramente interverrebbe. Certo che se la politica si accorge, o lo Stato si accorge, che è sufficiente fare delle promesse, poi non è importante se queste vengono mantenute, e gli italiani sono contenti così, non c'è da stupirsi, che non sono, diciamo, non è neanche da attribuire ai politici la colpa, ecco, forse è da attribuire agli italiani che danno la loro vita un po' troppo in appalto alla politica, ecco, forse la nostra vita, la nostra coscienza dovremmo gestirla un po' più noi. So after I'm in Rome on September 20th, I'd be happy to come up here if you people want to meet again to plan those kinds of actions. Dopo la conferenza, la riunione con il gruppo che ha menzionato a Roma il 20 settembre, se volete che io vengo qui di nuovo a programmare insieme con voi queste strategie di attivismo, io sono disponibile. And so please take my card and there's some handles in the cabin. Vi invito di prendere il mio biglietto e qui ci sono delle documentazioni in italiano per voi. E Kevin, ci sentiamo, non dico tutti i giorni, ma vabbè, settimanalmente ci sentiamo, abbiamo una rete negli Stati Uniti, io non parlo inglese, lui non parla italiano, ma abbiamo una rete molto fitta, ci traducono, insomma, siamo in contatto molto 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 stretto, sono diversi anni che collaboriamo, ecco, nella stessa battaglia, in azioni diverse, in una battaglia però di civiltà che è la civiltà che chiediamo, come chiedono tutti i paesi civili, ecco. E volevo dare un incoraggiamento a questa cosa, no? Nel senso che vorrei spiegare, così per voi chi non conosce la cosa, che in realtà noi pensiamo sempre di avere a che fare con delle autorità, con qualcosa di precostituito e che è più potente di noi, no? Che ha un potere, e come giustamente lo Stato Vaticano, i giudici, i carabinieri. In realtà questo potere non ce l'hanno, si è scoperto che in realtà è tutta una bufala, è tutta una cosa che ti fanno credere, e finché noi crederemo a questo non ci sarà possibilità di arrestare nessuno, di fermare nessuno, di nessuna stufa, eccetera. La Costituzione italiana, l'articolo 1, dice che la sovranità appartiene al popolo, non all'istituzione. Però in realtà appartiene all'istituzione. Siamo noi che non lo sappiamo. Anche la Costituzione l'hanno fatta in fondo delle persone che avevano già interesse a fare una Costituzione un po' strana, anche se ambigua. In realtà la sovranità è dell'individuo solamente. Quando uno prende coscienza di questo, sa che nessun altro può dirti cosa devi fare. E quindi fare un tribunale di gente sovrana, nel senso che sa di essere consapevole e responsabile, questa qui è una cosa fattibilissima. Solo che ci vuole persone che abbiano questa consapevolezza. No, consapevolezza interiore. Bene. Direi che se non ci sono altre domande abbiamo concluso. Vogliamo ringraziare questo signore. E grazie a voi per essere venuti qui intanto. I spend a lot of time traveling these days. So. But also I wanted to say that my family left Milan about 500 years ago. Volevo dire che io viaggio tanto, ma volevo dire che la mia famiglia è andata via da Milano 500 anni. Our name was Arnati. Ah, perché il nostro cognome era Arnati. Arnati. And I was going to say, when I look at the Vatican, I know why we left. E se guardo adesso il Vaticano, so perché la famiglia è andata via. But when I look at all of you, I know why I want to come back. Ma quando vedo tutti voi, so perché voglio tornare. Bravo. Ho dato questo che...